situazione che fa veramente a pugni. Abbiamo ovviamente dei salari che sono più bassi di molti paesi europei. In realtà il dato Eurostat è stato corretto oggi dall'Istat e tutto sommato siamo in metà classifica, quindi siamo in migliorati, Europa, siamo migliorati leggermente, abbiamo superato la Spagna eccetera, però comunque la situazione è dovuta al fatto che abbiamo dei carichi sul lavoro previdenziali che sono effettivamente figli di tutto un discorso che effettivamente in Germania non esiste, non sussiste sotto questo forma, nei paesi anglosassoni men che meno, e quindi si ritrovano con una busta paga che pesa sostanzialmente il doppio della nostra. È vero che la vita costa di più, però. Ecco, d'altra parte ci ritroviamo anche col fatto che noi abbiamo delle grosse problematiche a crescere internamente. Allora, se non siamo in grado di richiamare capitali dall'estero, difficilmente riusciamo a produrre ricchezza. Oggi abbiamo 3 lavoratori su 100 che lavorano in aziende estere che hanno aperto in Italia, mentre in Francia sono 9 e in Germania sono 11. E questi ci chiedono 3 cose sostanzialmente: la certezza del diritto, tasse più basse e la flessibilità del lavoro. Quindi, in buona sostanza, anche lì dare un segnale in qualche maniera di rimodulazione di determinate rigidità potrebbe essere una soluzione di un certo tipo. Noi ci troviamo con una situazione sociologica, specialmente sui giovani, pesante, anche se non così pesante come i dati del 31% di disoccupazione giovanile sono. Il mio amico Luca Ricolfi recentemente ha fatto un bell'articolo sulla Stampa in cui ha spiegato che questo 31% incide sugli attivi che cercano lavoro, non su quelli che invece hanno lasciato perdere, quindi si più che dimezza. Certo è che comunque è una situazione che è figlia di un disallineamento delle competenze che la scuola dà, di un disallineamento di quelli che sono i cicli scolastici, perché in qualche maniera noi andiamo a formare una classe di persone che sappiamo già che non troveranno lavoro. 80.000 posti di lavoro persi dai giovani nel 2011 e 45.000 rifiutati. Allora, è vero una storia, ma è vera anche l'altra, quindi bisogna creare una fattispecie culturale che porti anche a rimeditare quelle che sono i percorsi scolastici finalizzati al raggiungimento. Però abbiamo,